Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e buongiorno ragazzi. Buongiorno a tutti, buongiorno anche oggi. Ahimè ragazzi, ieri abbiamo aspettato con ansia che arrivasse qualche cosa come evento a Loot Lake, ma purtroppo non è successo nulla. Nel video di oggi invece ragazzi parleremo di 8 indizi e teorie sulla nuova season numero 6 ragazzi, un po' di cose che potrebbero schiarirci la memoria, cercheremo di capirci un po' di più per quello che riguarda ciò che dovremo aspettarci in questa nuova stagione. Parliamo ovviamente ragazzi dell'evento più eclatante, più importante, quello che è successo l'altro ieri. Quindi il cubo, ragazzi, con l'ultimo movimento da sponde del saccheggio si è sciolto nell'acqua, ragazzi. È completamente collassato nel lago, trasformandolo in un primo momento viola, per poi tornare azzurro, per poi con una grande esplosione trasformarlo in quello che adesso si chiama il Bones Lake, che gli utenti chiamano il lago Salterino. In poche parole, però, ragazzi, questa non è altro che l'inizio della trasformazione del lago. Ci sono dei post su Reddit, c'è cioè un post su Reddit importantissimo di uno dei grafici di Epic Games che ci dice che appunto il lago non è altro che all'inizio. Quindi dovremo aspettarci ancora tante, tante cose. E tra queste cose, ragazzi, vado direttamente a parlarvi della seconda, dei secondi indizi, delle seconde teorie che sono proprio quelle delle nuove location della mappa, ragazzi. Eh sì, come ogni buona stagione che si rispetti, la mappa non può rimanere uguale. Anche se in questa season abbiamo visto come sia stata geniale la modifica della parte di destra della mappa, trasformata appunto in un deserto con palmetto paradisiaco, con le case e le città messicane. Ma adesso, ragazzi, in questa nuova season sembrerebbe che nei file di gioco siano state recuperate delle location che si chiamano Finestra, no, Foresta Oscura e Castello di Dracula. In realtà Transilvania si chiama questo castello, ragazzi. Ne avevamo già parlato qualche settimana fa, perché nello sfondo di un ballo di qualche settimana fa si intravedeva proprio delle bandiere con un castello che non esiste nella mappa di Fortnite. E tra l'altro vi ricordo anche che tra gli spray del pass battaglia c'è proprio quello di un castello, che non avrebbe senso e non sarebbe, ragazzi, il primo spray che farebbe un predict su una possibile cosa che deve ancora arrivare. Vedi ad esempio lo squalo con il laser sopra la testa. Molto prima abbiamo avuto lo spray e poi è arrivato anche il deltaplano. Tra l'altro dicono, ragazzi, che il castello di Dracula dovrebbe proprio apparire nella runa stampata vicino alla foresta che c'è tra spiagge snob e montagnole maledette. Quindi ovviamente, ragazzi, staremo a vedere. Ma per quello che riguarda il lago, ragazzi, ancora si pensa che il nome del lago potrebbe diventare Lava Lake, quindi il lago di lava, ragazzi. Però diciamoci la verità, ragazzi. Chi vuole che il lago si chiama Lava Lake? Quanto è divertente saltare sul lago come dei criminali. Dai, è veramente meraviglioso. Purtroppo, però, ragazzi, sappiamo che è abbastanza improbabile che questo lago rimanga appunto con il potere di saltare, anche perché sta in quell'area di mappa stravolgendo il gameplay in una maniera abbastanza importante, nel senso c'è gente che salta a destra e a sinistra, con quattro salti praticamente ti fai un quarto di mappa, perché puoi tagliare da passatempi pomposi e arrivare a pinnacoli in un secondo. Non è proprio quello che ci si aspetta in un gioco che cerca di essere nel suo fantasy il più simile alla realtà. Quindi ragazzi, ovviamente vedremo questo Lava Lake che dovrebbe arrivare, quello che farà. Non sappiamo però, ragazzi, se questo Lava Lake arriverà
in questa Season 6. Non è detto, ragazzi, potrebbe anche rimanere per metà della Season 6 e poi trasformarsi, potrebbe trasformarsi prima dell'arrivo. Insomma, ci sono un sacco di cose che ancora sono mistero per quello che riguarda la parte più calda della mappa. Ma ci sono, ragazzi, un sacco di leaks e un sacco di rumors che ci parlano però di lava e di vulcani. Addirittura nei file di gioco sono state recuperate delle immagini proprio relative a dei crateri vulcanici e a delle particelle di lava. Perché vi dico crateri vulcanici? Perché, ragazzi, non è confermato assolutamente che il vulcano sia solo e semplicemente uno. Potrebbero benissimo essere tanti vulcani che vengono fuori dalla mappa, che potrebbero portare la lava e che addirittura si dice possa sostituire l'acqua della mappa di adesso. Quindi i fiumi, da fiumi normali, potrebbero diventare fiumi di lava e quindi modificare e rendere molto più alta la difficoltà del gameplay in quelle zone. E ci può stare, perché comunque la mappa è enorme, ragazzi. Avere delle sezioni, delle zone rosse, tra virgolette, potrebbe essere un incentivo per migliorare le costruzioni, per ragionare un po' di più su come muoversi. Insomma, una cosa molto molto interessante che probabilmente potrebbe accadere. Non lo sappiamo, ragazzi. Ma un'altra cosa che vi voglio parlare, un'altra teoria, è proprio la trama e il tema di questa Season 6, ragazzi, che ovviamente abbiamo abbastanza carpito, che vuol dire capito in poche parole, che la Season 6 sarà a tema dark, a tema malvagio, oscuro. Insomma, ragazzi, lo abbiamo visto anche dai file di gioco, lo abbiamo visto anche da alcune immagini stesse delle schermate di caricamento dei wallpaper. Potrebbero esserci quasi sicuramente i doppelganger in questa nuova stagione, ragazzi, ovvero sia la controparte malvagia delle skin. Per il momento, ragazzi, noi sappiamo che c'è quella del bombarolo oscuro, è stata vista nel cubo, ma niente ci dice che non potrebbero essercene anche di altre skin. Tra l'altro, ragazzi, proseguo con l'indizio, la teoria numero 6, ragazzi. Sappiamo che ci sono queste rune che sono state stampate dal cubo e quindi lì non ci piove, le vediamo. Ma, ragazzi, pensateci bene, queste rune sono un po'... non sono proprio statiche, nel senso, si vede che c'è il colore viola, si sentono i rumori, c'è un'aura intorno. Insomma, sono rune vive, chiamiamole così. Nulla ci toglie l'idea che queste rune potrebbero tranquillamente avere la stessa funzione dei portali blu, delle ferrature blu che ci furono nella Season 5. E quindi, ragazzi, potrebbero tranquillamente apparire nuovamente oggetti nella mappa, che potrebbero anche essere un buon allacciamento per poi l'inserimento di intere location. Vedi ad esempio la carrozza nella Season 5, l'ancora, quindi vichinghi e tutto quello che c'è intorno a Palmetto Paradisiaco, e quindi chi lo sa, vedremo. E ragazzi, andiamo avanti con il penultimo grande mistero di Fortnite, ragazzi, il bunker. Perché c'è quel bunker, ragazzi? Questo bunker che oramai è lì, fermo, dalla Season 4. Quindi dalla Season 4 siamo alla 6, oramai non ha fatto una piega. Non sappiamo, ragazzi, se questo bunker sia semplicemente un enorme troll da parte di Epic Games che l'ha messo lì così. Sappiamo però che c'è stato qualche cambiamento, ovvero sia i geloglifici che erano stampati sul bordo del bunker sono spariti nello stesso momento in cui sono apparse le rune, in cui è apparsa la prima runa. Alcune teorie dicono, ragazzi, che il bunker possa contenere dentro, sia aperto, ci sia sotto un enorme labirinto che vada sotto la mappa, ma potrebbero anche esserci semplicemente sotto delle armi per affrontare quello che si dice essere un enorme mostro che vagherà per la mappa nella Season 6, creato appunto
dal doppelganger del bombarolo lucente, o addirittura si dice che con i portali oscuri che sono stati trovati nei file di gioco si potranno killare i personaggi, i player che vanno appunto in questa dimensione parallela solo con determinate armi, e loro ovviamente potranno fare lo stesso con noi. Chiudiamo ragazzi con l'ultima cosa di cui vi volevo parlare ragazzi, è appunto che nel gioco sono state trovate delle immagini che confermano l'arrivo della skin giocabile del bombarolo oscuro. Potrebbe addirittura essere una delle skin di default del pass battaglia numero 6. Sappiamo però ragazzi che oltre alla skin del bombarolo oscuro sembrerebbe che ci siano anche delle immagini in preparazione o semplicemente non inserite da parte del team di Epic Games che potrebbero prendere tutte le skin, quindi dare una versione malvagia di tutte le nostre skin, anche se molti dicono che qualsiasi skin si stia giocando attraverso il portale oscuro che dovrebbe essere presente nella Season 6 diventi automaticamente malvagia e chissà quello che potrà fare. Beh ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, spero di avervi tolto un po' di dubbi, spero di avervi intrattenuto in maniera abbastanza interessante. Mi raccomando, un bel pollicione in su se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi in tantissimi al canale e noi ci vediamo in live. Ciao!